Ciao a tutti, qui Mirko Casagrande di Allove Australia con una nuova intervista. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Francesca. Ciao Francesca, come stai? Ciao, bene, tutto bene. Raccontaci un pochino, siamo qui a Byron, ma tu da dove arrivi? Bella domanda. Arrivo da Milano e cos'altro vuoi Che cosa sapere? facevi di bello in Italia? Facevo, anche qui bella domanda. Ho un po' studiato marketing, comunicazione, un po' lavorato negli eventi. L'ultima, non proprio l'ultima, però ultimamente prima di partire, diciamo la situazione in cui poi ho deciso di partire. Stavo lavorando in un'azienda, quindi stavo facendo quello per cui ho studiato, quindi uno dice hai tutto quello che potresti desiderare dalla vita, ma non lo so, era come se mi mancasse qualcosa e ho detto, non lo so, ho staccato qualche giorno e ho detto sì, ok. Basta, mollo tutto e vado da qualche parte non so, fuori l'Australia Fantastico. Grande, e quindi sono qui, di base. quindi da quanto sei in Australia? Da fine settembre, quindi non mi ricordo più quanti mesi sono, però 6, 5, 6, non Sì, lo so, sì. E 6. sei come prima città, dove sei arrivata? Raccontaci Sydney. un po' le prime fasi, tutto nuovo. Tragedia. Il bello è che tutti ti dicono bellissimo, fantastico, vai là, il primo periodo è bellissimo, dopo vedrai che cali perché dopo il contrario per Quella è stata la parte più dura dall'inizio. me. L'inizio perché forse perché avevo queste aspettative, queste idee che la gente mi aveva un po' messo in testa, il paese dei balocchi, Sydney è bellissima, ti innamori, all'inizio. Proprio a livello pratico, hai trovato un blocco a livello di cultura, o di lingua, o di gente, o nel Ma trovarla? lingua forse non è l'unico che non è mai stato il mio problema, quindi per quello sono fortunata perché bene o male ho sempre parlato l'inglese. Però non lo so, mi aspettavo proprio qualcosa di diverso. Me l'ero un po' immaginata in maniera diversa e di base sì, di una città, quindi non è quello che stavo cercando. E non ero, secondo me, il fatto è che non ero ancora sul mio percorso. E quindi c'era qualcosa che mi diceva. C'era qualcosa che mi diceva. Sbagliato, 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 mi sono spaccato un dente dopo 2 giorni, vorrà dire qualcosa. Vai via da qui! E quindi sono andata via da Sydney e sono sbarcata dove Sei sono tuttora. sbarcata a Byron Bay. Esatto. Sì, Raccontaci praticamente. un pochino com'è andata qui, sia a livello di esperienza di vita, che è quella secondo me l'esperienza più profonda che trasmette l'Australia, ma anche a livello pratico, come hai trovato lavoro. Raccontaci gli ultimi tuoi 3-4 mesi a Byron. Allora, diciamo che come approccio iniziale ho avuto una guida spirituale, che è quella che sta parlando dall'altra parte. Diciamo che impari a chiedere aiuto ed accettare l'aiuto, perché non è sempre. Io sono sempre stata una self-made woman, faccio tutto io, super strong, però non è sempre vero. Non, per essere veramente forte devi essere forte al punto da riconoscere quando hai bisogno di qualcuno e chiedere aiuto, guardarti intorno, qualsiasi cosa si tratti. E quindi niente, all'inizio ho avuto un po' bisogno di essere guidata, anche per scegliere di non essere più guidata. Eh Fantastico. sì, perché a un certo punto dici no. Non ho voglia più di stare con. Non so quante volte in Australia sono scappata da serate, conversazioni, qualsiasi cosa. Guarda, no, devo andare. Perché devo andare? Voglio andare, semplicemente. Non E quando non senti più chiedermi risuonare una perché. cosa con te, Esatto, mi è capitato tantissime perché volte. vuol dire che stai crescendo? Non lo so cosa vuol dire. Vuol dire che ti rendi conto che non ti va e nessuno ti può obbligare a fare qualcosa che non ti va. Quindi. Com'è stata la ricerca del lavoro appena arrivata a Byron? È stata un po' dura, nel senso che, vabbè, a Sydney ho avuto qualcuno che mi ha aiutato anche lì. Ho accettato gli aiuti, ma non era il posto giusto, quindi ho lasciato tutto. Qua non ho avuto nessuno che mi aiutasse, anche perché non è sempre giusto, secondo me. Ogni tanto devi vedere dove tu porti te stesso. Quindi niente, sono semplicemente andata dovunque. E non lo so, sono tornata più volte negli stessi posti e ho avuto un po'. C'è stato un giorno in cui ho avuto la sensazione che dovevo farlo. E quindi sono andata e quindi mi è stato detto: ma mi piace il tuo approccio, mi piace come vieni qua, torni qua 2 volte, 3 volte, quasi quasi do un trial stasera. Mi chiama dopo 2 ore e viene a fare il trial. E quindi presa, E che quindi tipo, lì sono cos'era rimasta. un... È un ristorante, quindi sono.
cameriera. Ottimo. Che non è una cosa per cui, nel senso, l'ho fatto i 3 mesi prima di venire qua, però ero nella discoteca, ora sono nel ristorante, quindi esperienza praticamente zero. L'ho fatto per un mese neanche a Sydney, quindi non è che uno dice mi han presa perché ho la laurea in... No, assolutamente. Perché semplicemente fai vedere che hai voglia di fare e comunque devo dire che qua lo apprezzano australiani o no, non sto lavorando propriamente per australiani, però sì, nel senso non ci vuole niente, nessuno ti chiede di avere chissà quale specializzazione, capacità o chissà che cosa, se hai voglia di fare. Ti ha dato soddisfazioni questo lavoro? Molte, nel senso che alla fine prima... Nei mesi precedenti a Sydney ho lavorato per gente che non mi apprezzava, non mi valorizzava, non mi stimolava, non avevo voglia di andare a lavorare, che non è da me, io solitamente ho sempre voglia di fare tutto, mi piace mettere passione in quello che faccio, qualsiasi cosa sia, che sia tagliare il prato, che sia qualsiasi cosa, voglio farla a modo mio. E questa gente l'ha apprezzato, questa gente mi ha indirizzato all'inizio, ovviamente ti dicono come vogliono che ti faccia le cose, giustamente, e se c'è una filosofia di fondo, io che ho studiato marketing, poi ciao, un trippo di brutto a vedere quando c'è un senso in quello che fai. E poi sì, apprezzano, adesso da quanto sono lì, da fine dicembre praticamente faccio tutto quello che fanno i manager, pagare la gente, chiudere, aprire, tutto. Il titolare mi chiede secondo te questo, dico boh, sono l'ultima arrivata, però sì, perché alla fine era giusto che finissi lì, sì. Capisci un po' su che frequenza sintonizzarti, ti sintonizzi e poi vai. Loro mi hanno insegnato molto a andare al di là di quello che fai, nel senso non è semplicemente fare la cameriera, lasciare un piatto al tavolo, ma è mettere la tua personalità, quello che amavo e amo tuttora nei briefing che ci fanno prima di lavorare è che ci dicono questo. Usate tutti i sensi che avete, 5 se ne avete 5, 6 se ne avete 6, non vi fermate al sto facendo questo, porto il piatto al tavolo, lo porto al tavolo e non vedo nient'altro, la visuale è sempre aperta, se stai facendo questo però arriva un cliente, vai al cliente o vedi tutto quello che ti succede, vedi quello che sta facendo la collega, comunichi con gli occhi, tantissime cose, ti insegnano tantissime cose e questo ho apprezzato il fatto che proprio ci vogliano che noi ci mettiamo del nostro, quindi dicano... Voi siete, non siete cameriera XY, siete Francesca piuttosto che... E è giusto che portiate la vostra personalità. Quindi. Dare valore alle persone. Esatto, questo... Sì. Quando ti trasferisci in un nuovo posto, ci sono delle cose che ti mancano, per esempio tipo la famiglia, gli amici da casa in Italia? Come l'hai vissuta? Allora, la famiglia sono abituata perché comunque ho vissuto da sola per gli ultimi 3-4 anni, quindi... No, e non ho mai avuto questo legame così... stretto, nel senso, ho un legame stretto ma non sono mai stata famiglia dipendente. Non pensavo mi mancassero così tanto gli amici, perché comunque sono sempre stata in giro, sempre stata però mai per più di 3 mesi. Quindi sai che poi torni, sai che se vuoi fare la chiamata la fai, qua sei 10 ore avanti, se vuoi fare la chiamata aspetti che quello si svegli, quindi insomma un po' diverso. E sì, ho conosciuto tantissime belle persone, tante belle connessioni, tanti amori a prima vista, che però il giorno dopo, ciao, è così. Qua ognuno è per il suo percorso, ognuno sta viaggiando, è giusto così, però per quello che è stata la mia esperienza non direi che qua si fanno gli amici, nel senso magari uno che si stabilisce è diverso perché comunque conosce la gente local che vive qui, altrimenti trovi gente che viaggia come te e quindi non si stabilisce proprio l'amicizia. Come sei riuscita a far fronte a questi cambiamenti, a queste nuove esperienze? Innanzitutto credo che non devi mai chiedere a un posto quello che un altro posto ti dà, nel senso quello che hai in Italia perché sei in Italia, perché è casa tua e immancabilmente per quanto uno possa dire ci sto male, non mi piace, fa schifo, voglio andare via, è casa tua e quindi... Hai certe libertà che in un posto che non è casa tua non hai. E non puoi pretendere dalla gente quello che pretendi dalla gente a casa tua o in un altro posto. E quindi devi davvero fare il tuffo nella nuova esperienza, credo. E quindi credo di averlo fatto solo qui. Prima comunque ero sempre a fare paragoni, a dire sì però qua non ho quello che avevo là. Qua no. A un certo punto ho detto ma no, sai cos'è, vediamo come va. Mi butto, quando inizi a trovare lavoro le cose iniziano a girare, capisci che c'è un perché, incontri certe persone, parli di certe cose, stai seguendo il tuo percorso, lo senti? E allora
le cose iniziano a girare. Quali sono le più grosse differenze che hai notato tra la vita in Italia quando eri a casa e la vita a Byron? Sicuramente è più facile, ma non tanto perché è più facile, perché non è vero, nel senso non ho trovato quello che dice la gente, ah vai là, guadagni un sacco di soldi, fai, innanzitutto i soldi non li cercavo, quindi non... e consiglio a tutti di non cercarli perché ti portano sulla strada sbagliata, secondo me. È più facile perché è più easy la filosofia, è tutto, ma sì, non... è così, è gente che non ha problemi, che si sveglia la mattina col sorriso. Che va bene, è bellissimo, è completamente diverso da quello che abbiamo noi, dove tutto fa schifo, tutti sono incazzati, tutti sono così, però alla fine in fondo c'è qualcosa, quindi non lo so, ti fa apprezzare anche quello che avevi, pur nel negativo magari, ti fa apprezzare perché è quello che mi manca, penso adesso, è un po' questa profondità, questo sapersi capire con la gente, che qua ho trovato. Ma non lo so, non posso dire generalmente ho trovato in certi casi specifici. Generalmente ti fa piacere andare in giro per strada e vedere la gente che ti sorride, cosa che da noi difficilmente trovi, però non lo so, c'è qualcosa che ti manca, secondo Raccontaci la tua giornata tipo. me. Ah! La mia giornata tipo non include la tavola da surf, quindi voglio sfatare il mito che se vieni in Australia e non fai surf fai schifo. In quel caso faccio schifo, non lo so. No, mi sono un po' discostata dal surfista tipo perché non lo so, non è, it's not my kind, come si dice qua, non è per niente il mio genere. E quindi faccio, non ho mai programmi, questo è il mio programma. Il mio programma è andare, boh, dico, esco, voglio andare in spiaggia, vado in spiaggia e poi non so mai cosa mi succede. La sera che dico, ma quasi quasi stasera vado a casa, poi qualcuno che mi ferma per strada e mi dice, ti unisci con noi, vieni a bere una birra con noi, vieni a sentire questo cantante con noi. La cosa bella è che qua è difficile sentirsi soli perché comunque la gente è molto aperta e quindi tu, se sei aperto tu, perché come dico sempre io, se le porte le chiudi dall'interno, dall'esterno non si aprono, quindi se sei tu chiuso non ci sarà mai nessuno che... E se ci sarà qualcuno che ti aprirà qualche sorriso, qualcosa, tu non lo saprai vedere perché non sei pronto a vederlo. Quindi questo è quello che consiglio a tutti. Il guru Mirko è soddisfatto. Stando qua ho capito quanto adoro il mio paese, quanto adoro la gente, ho incontrato tantissima gente che mi ha detto che gli italiani sono il popolo migliore al mondo, fa piacere quando lo senti, però non sempre, non lo so, gli italiani che sono in giro per il mondo sono i migliori, escludendo ovviamente te, escludendo, non voglio fare riferimenti particolari, però l'esperienza più brutta di lavoro che ho avuto è stata a Sydney. E per italiani, perché non lo so, perché tu sei uno di loro, pensano di trattarti in un certo modo, pretendono certe cose da te, ma no, nel senso, siamo qua e facciamo le cose come le fanno qua. Ognuno, non lo so, quando entri come noi in Italia critichiamo immigrati e tutto perché vengono e magari non si adattano alla nostra cultura, al nostro modo, stessa cosa vale qui. Non pretendi di essere pagato 25 dollari all'ora perché hai sentito dire che in Australia è così. Vieni in Australia, vedi cosa trovi. Se hai possibilità di trovare 25 dollari all'ora, meglio per te. Io sto lavorando tuttora per 15 e sono contentissima. Non ho mai chiesto aumenti a nessuno, né niente. Nel momento che sei contento di quello che fai, quello che hai ti basta, cosa chiedi? È quello che intendo essere sulla strada sbagliata. Cercare che cosa? No, non sono Quindi dell'idea. qual è la mentalità giusta per aver successo in questo caso? Essere aperti di mente? Sicuramente stare aperti di mente aiuta in tutto, nel viaggiare, in tutto. Sì, è il non essere umili, che comunque non vuol dire essere insicuri, assolutamente. Anzi, quello che hanno sempre apprezzato di me al lavoro e tutto è che comunque ho questa forza, questa sicurezza che magari subito non viene fuori perché sono fatta così. Quando entro in un posto entro in punta di piedi, magari non faccio vedere perché voglio guardarmi intorno, sono un'osservatrice prima di tutto. Però sì, non è che arrivi e pretendi perché sei tu non sei nessuno, nel senso che come te è vero che ce ne sono mille altri e per quanto sia brutto sentirselo dire, è la verità. Quindi fai vedere chi sei, ma pur nel, ok, scusa, sto lavorando per te, quindi mi adatto a quelle che sono la tua filosofia, il tuo modo, le tue esigenze, qualsiasi cosa. Traendo le conclusioni da questa esperienza australiana, cosa ci dici? Quindi per quanto riguarda me, non per quanto riguarda in Sì. generale, ok. Dico che non è stato quello che
pensavo sarebbe stato prima di partire, cioè viaggio on the road, da mia spalla, vai, van, mica van. Alla fine sono stata la maggior parte del tempo qui, perché questo posto mi ha dato tanto, senza che me ne rendessi conto. Il posto in sé, più ancora che la gente, mi ha, non lo so, trasmesso qualcosa che credo che solo i posti magici possano fare, questo decisamente lo è. In che modo ti senti diversa da quando sei partita? Non mi sento realmente diversa, mi sento di essermi veramente guardata dentro e non ho più paura, non ho più ansia, non ho più niente, perché so che comunque quello che veramente nessuno mi potrà mai portare via è quello che sono, e ora che lo so, spero di non perdere mai questo contatto, questo che serve il tatuaggio, non perdere mai l'essenza di te stesso, che in realtà è il motivo per cui sono venuta qui, ma non sapevo che l'avrei trovato in questo modo, in realtà facendo niente, niente di particolare, lasciando che le cose succedano da sole, stai imparando veramente a renderti conto quando sei sul tuo percorso, quando sei sintonizzata sul tuo percorso, sulle tue energie, senza seguire nessuno, vedere dove questo percorso ti porta, perché non stai seguendo il caso, il fato, niente, stai seguendo te stesso, la tua voce interiore, quindi è l'obiettivo della vita. Stupendo, grazie Francesca. Grazie a te. Come finale vorrei chiederti come vedi il tuo futuro, dove ti ci vedi nei prossimi mesi, anni? Come dico a tutti, sembra le domande che mi fanno tutti, anche la ragazza con cui ho fatto questo stop prima. Cosa fai? Non rispondo a questa domanda, o meglio, rispondo, non voglio fare piani, una cosa che ho imparato qui è, non mi interessa, la nostra cultura europea, occidentale, italiana, quello che vuoi, ci impone un po' di seguire un certo percorso, di andare a scuola, di studiare, di laurearsi, di cercare un lavoro, che sicuramente non rimpiango di aver fatto, sono contenta di aver preso la mia laurea, di aver iniziato a lavorare, ma ne sono contenta soprattutto perché ho saputo rendermi conto quando non era la cosa giusta per me, e non dico in assoluto, magari un giorno finirò a lavorare in una multinazionale, non lo so, però non era il momento per fare quello. E sì, nel senso vorrei, non lo so, vorrei che tutti imparassero un po' a fare questo, a non adattarsi agli schemi e a seguire veramente quello che si vuole, perché qual è l'obiettivo della vita se non essere felici, e chi se ne frega se l'essere felice è vivere sdraiato su una spiaggia a vendere banane, oppure non lo so, oppure lavorare per Procter & Gamble, non lo so, qualsiasi cosa. Non voglio fare piani per il mio futuro, non lo voglio. E spero che tornando indietro, dovunque finirò, perché non lo so dove finirò, se a settembre ripartirò con un'altra meta o rimarrò in Italia, spero che questa cosa non la dimentichi mai. Non devi in realtà fare niente nella vita se non quello che senti di fare. E questo ci piace tanto, è la stessa filosofia che condivido. E ti auguriamo il meglio, tanta felicità e abbondanza. E se vuoi fare un saluto a qualcuno, questo è il momento. Aiuto, non lo so, saluto un po' tutti, chi devo salutare? No, dai, non specifico. Ok. Anzi, sì, dai, saluto la Francesca Peruzzi che conosce anche la mia best mate. Ciao Francesca. Ciao. Ciao a tutti.